Dunque, con ordinanza numero 64 del 28 novembre, il sindaco, che dopo aver fatto tutta una serie di verifiche, accettato, richiamato, preso atto, eccetera, eccetera, in sostanza ha avuto un'assegnazione da parte dell'ARPAV che alcuni due locali che ci sono in centro storico a Chioggia eccedono con il rumore. E praticamente questi qua ordina ai pubblici esercizi situati in corso del popolo per le motivazioni relativamente all'accertamento di violazione al disposto 4, eccetera, eccetera, il rispetto dei limiti imposti dal piano di classificazione acustica comunale, nonché dei limiti di emissione differenziale ex articolo 4 del subinato DPCM. Preso atto l'ambiente del comune, è possibile prendere visione degli atti entro il limite vigente delle norme, eccetera, eccetera, dispone, eccetera, eccetera, eccetera. In pratica, allora, premessa, io non sono per la musica a raffica dappertutto, anzi inviterei tutti in generale a cercare di fare la musica e magari di non andare troppo oltre perché fino a un certo punto dopo dà fastidio, c'è gente che deve andare a lavorare, allo stesso tempo non è possibile bloccare una città che nessuno faccia musica. E quindi ci dovrebbe essere, diciamo, sia da parte di questi locali della gestione di cercare di avere un po' di attenzione in quello che fanno, ma anche da parte dei residenti, dei vicini, di avere un minimo, diciamo così, di pazienza a fronte di una città che comunque anche c'è l'esigenza di divertirsi, di andare a bere qualcosa e quindi vedere il centro storico di Chioggia, ma anche magari di Sottomarina, con tante persone sul locale, personalmente a me fa solo che piacere, detta così. Ovviamente se le avessi sotto casa, che non riesci a dormire, magari la penserei in un'altra maniera. Detto questo, francamente, mi dispiace dirlo, ma è ancora una volta come il sindaco Mauro Amirao abbia due pesi e due misure. Vorrei ricordare che il locale che c'è in Piazza Europa, quello gestito da Adolfo Tiozzo, il Budapest Café, ha avuto un divieto totale di fare qualsiasi tipo di musica, anche all'interno del locale radio, in pratica, di chiudere per forza a mezzanotte. E in più è stato modificato il regolamento comunale che in Piazza Europa non si può fare nulla. Ecco, allora, ogni volta che noi passiamo per il Corso del Popolo e San Giacomo, vediamo una situazione, mentre in Piazza Europa è praticamente questo povero Adolfo che è stato rovinato, rovinato dall'ordinanza del sindaco, e quindi non si capisce, lì in Piazza Europa chi c'è? C'è qualcuno che è sensibilissimo e in centro storico invece no? Cioè, francamente, è ancora una volta, dimostra come questo sindaco, lo ripeto ancora una volta, fra poco compierò 63 anni, ho seguito in maniera abbastanza vicina tutte le amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi 25 anni, da Todaro in poi, questo è in assoluto il peggior sindaco che noi abbiamo avuto. Personalmente spero che vada presto a casa perché i danni che ci sta facendo quest'uomo alla città sono incommensurabili. Non voglio neanche parlare dello stadio, non voglio parlarci proprio per niente. L'ultima che hanno tirato fuori, quella dei 99 milioni, è proprio una presa in giro a tutti. Il sindaco Romero è 3 anni che c'è, abbiamo il teatro Astra che è nelle stesse condizioni di 3 anni fa. Quell'altra che c'è in giunta, sapete che mi riferisco, che si è messa a dire che in 12 mesi si sposteranno al mercato ittico, adesso c'è questa presa in giro mondiale, per fortuna che anche Giorgio Bellemo ironicamente ha voluto sottolineare questo passo. Questa è solo una situazione, purtroppo il sottoscritto è uno dei coglioni che l'ha votato, ma la prossima volta state tranquilli che prima di dare un voto a certi soggetti forse andrò al mare. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.